Bentornati da Iafro99, oggi vi faccio vedere la recensione del Tiger Snapper Rider, il modello più piccolino, con un motore registrato da 11,5 cavalli. Eccolo qui. Parliamo un po' delle specifiche. Allora, cioè, vi faccio vedere un po' tutto. Ha volante, molto molto carino, con le cuciture anche. Poi, questa è la leva per attivare la lama, perciò basta solo prendere qui dove più tardi vi farò vedere a cosa serve girare la chiave qui per azionare la lama e poi tirare questa su e si accenderà la lama. Poi di qua troviamo il freno che funge anche da frizione. Poi questo, come vi dicevo, è il modello più piccolo, cioè con la lama da 71 cm. Il modello più grande è una lama da 40, da 84. Poi qui la IG del motore, la velocità come vi farà a voi, l'altezza di taglio che si aggiusta così fino a 6 altezze di taglio, come potete ora vedere è bassissima, tirando su si alza. Portabicchieri, poi sotto il seggiolino troviamo la molla per il seggiolino ovviamente e la batteria al gel. Poi sul retro troviamo invece il serbatoio con l'indicatore di quanta benzina c'è e sul retro il motore che vi ho già detto di cilindrata 344. Questo è l'accetto di sicurezza e queste sono le marce, marce indietro e 5 marce in avanti. Allora, le ruote sono quelle dietro un po' più grandi perché la trazione posteriore, quelle davanti un po' più piccole. Aspettate qualche minuto che devo trovare qualcuno che mi arregla la videocamera. Babbo. Aspettate. Per metterlo in moto serve la chiave, questa. Perciò andiamo sopra. Allora, mettiamo i giri al massimo, qui, questa levettina qui, pigiamo la frizione fino a fondo, inseriamo la chiave e giriamo. Ora partiamo! La prova del Tiger Snapper, anche la prova un po' di movimento. Questo era il video, grazie di averci, da Iafro99.